Dai campi Flegrei all'America e poi ritornare di nuovo in città. Un percorso di vita attraverso l'arte in continua evoluzione, sia pittorica che stilistica. Dopo 10 anni l'artista Ferdinando Ambrosino, originario di Bacoli, torna ad esporre a Napoli e lo fa al PAN, il Palazzo delle Arti, per un'antologica di 60 opere, 40 pitture e 20 sculture. L'esposizione sarà visitabile fino al prossimo 24 maggio. L'inaugurazione ieri mattina all'interno del museo, alla presenza di Ermanno Corsi, Nino Daniele e Aniello Montano. Si parte dagli anni 60, quando la sua arte risentiva del calore, dei profumi e dei colori dei paesaggi flegrei, i rossi, il tufo, il giallo sulfureo. L'iniziale impronta figurativa, il naturalismo riconoscibile nelle vedute di Procida, della Corricella, cede lentamente il passo poi a forme sempre più smaterializzate, in cui i contorni cominciano a sfumare. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato l'artista, a cui abbiamo chiesto come nasce l'idea di questa mostra e quali sono le particolarità che la compongono. Beh, questa mostra era quasi un dovere verso la città di Napoli e verso la Campania, perché erano 10 anni che non esponevo. L'ultima mostra realizzata a Napoli è stata al Palazzo Reale nella Sala Dorica nel 2004, e quindi dare testimonianza di un percorso artistico, di un punto di arrivo, era doveroso verso le persone che mi conoscono e che seguono il mio discorso pittorico. Sono un tradizionalista, nel senso che fino a una certa data l'olio su tela, sulla tela di lino, è stato fondamentale. Poi c'è una commistione di tutto, oggi usa tecnica mista, acrilico, olio su tela, tempera, di tutto, pur di ottenere un risultato che è nella mia mente, insomma. Questa mostra parte dagli anni 60 e arriva al 2014. C'è un ritratto di mio padre, un ritratto che io non avevo inserito in questa mostra. Grazie a mio figlio Gennaro, che è venuto da Londra, mi ha ricordato di questo ritratto fondamentale di suo nonno e quindi di mio padre, e sono felice che lui l'ha fatto, che si è ricordato lui di questa cosa. Dunque, questo ritratto io l'ho realizzato a mio padre quando io avevo 30 anni e mio padre aveva 77 anni. Oggi il ritratto di mio padre sta qui e io ho gli anni di mio padre, 77. È un bel aneddoto questo. È anche una grande emozione per me, perché mio padre ha alimentato questa mia passione per l'arte, non l'ha frenata. Quindi gliene sono grato dopo tanti anni ancora.